Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buon sabato a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. In questi giorni il Ministero della Salute ha lanciato un piano per promuovere la natalità in occasione del Fertility Day che si svolgerà il 22 settembre. Questo piano è stato promosso con una campagna di comunicazione che associa la capacità della donna di avere figli alla sua età e persino all'aspetto fisico. Ti leggo alcuni degli slogan che hanno creato più polemica nel mondo del web. Per esempio, la bellezza non ha età, la fertilità sì, oppure datti una mossa, non aspettare la cicogna. E ancora, la fertilità è un bene comune. In un tema delicato come questo, tu condividi queste parole? Sì, la condivido e non la condivido, perché ci sono dei motivi ben chiari. Se uno ha 70 anni, come fa a avere un figlio? E poi bisogna dire alla ministra che sarà meglio che fa curare i vecchi, che non possiamo più curarci per quello che ha messo in ballo. Perché non possiamo più curarci, signora. Per esempio? Per la pensione che abbiamo, non abbiamo la possibilità di curarci. E come facciamo a mettere al mondo i figli se non possiamo curarci noi vecchi? Questo vale anche per i giovani? Anche per i giovani, sì. Non hanno lavoro. Non hanno lavoro, come si fa? Loro parlano perché hanno la poltrona, hanno tutto, hanno dei gran soldi, allora sì, possono parlare, ma i fatti dove sono? Noi vogliamo vedere i fatti, tutti vogliamo vedere dei fatti, che non esistono assolutamente. Allora, le prime due frasi no, perché cioè, è bruttissimo dire la fertilità, età, oddio no. E poi l'altra, qual era l'altra frase? L'ultima dici? Sì. L'ultima era, la fertilità è un bene comune. Sì, assolutamente sì, cioè è un dono più che un bene la fertilità, però vabbè c'è chi sceglie di non avere figli, è una scelta, però giustamente c'è chi preferirebbe magari non averne in determinati periodi per... è brutto dirlo perché anch'io ho un bimbo, però è un costo comunque. In più non ci sono tanti aiuti, questo è vero. Non ci sono aiuti per le mamme giovani. Io sono stata licenziata dal momento in cui hanno scoperto la mia gravidanza, per dire. E basta, quindi no, infatti... è dura scegliere, dire ok facciamo un figlio. È dura. Non sono né pro né contro. È una cosa troppo personale, secondo me, l'avere bambini, non è prendersi un paio di scarpe. Giustamente, ripeto, è tutta questione di dindini, che è un costo. E magari ci sono famiglie che precarie lo desiderano, ma... oppure, a proposito dell'età, è bruttissima la frase che, anche per quanto riguarda l'aspetto fisico, è brutto metterla su questo lato. Però ci sono tante persone che anziché magari alla mia età dicono no, mi faccio 10 anni di lavoro, 10 anni di sacrifici, mi metto da parte un tot e poi ho figli, magari anche a 40 anni, anche di più, perché ormai tutto è possibile. Per cui è anche quella è una scelta, io l'ho fatto a 26 e chi lo fa a 36. È una scelta, tutto qui. Beh, insomma, fino a un certo punto sì. Poi dipende anche dalla persona che ci si fa queste domande. Io non so, io li condivido. Poi non so gli altri come la pensano. Alcuni l'hanno ritenuta volgare questa campagna, soprattutto probabilmente quelli che non hanno figli, non hanno potuto averne o non hanno neanche un reddito per poterli mantenere. Lei la ritiene volgare da questo punto di vista? Volgare no, la trovo, magari può essere anche indisponente per certe persone, però volgare non trovo niente di volgare. Lei crede che all'alba quasi del 2017 sia giusto fare della pressione sulla capacità della donna di poter procreare? Beh,
insomma, questo qui no, non lo trovo tanto giusto, perché ogni cosa c'è la sua età, secondo me. Poi questa è una cosa un po', è una domanda un po' così, ecco. Ognuno la pensa a modo suo, anzi, ognuno fa le sue scelte. Io rispetto le idee altrui, per cui non c'è problema.